Buon pomeriggio dallo Stadio Franchi, siamo in diretta su Instagram per raccontarvi l'allenamento della Fiorentina in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Elena, sta arrivando proprio la Fiorentina in campo. Ragazzi che stanno arrivando alle nostre spalle, intanto qua sembra quasi un clima da partita più che da allenamento. Porto subito le telecamere vicine al presidente Rocco Commisso che sta salutando tutti i ragazzi, vedete proprio l'affetto del presidente come sempre che si gode la sua Fiorentina, passa Igor, passa anche Cabral, insomma una Fiorentina che lavora a pieno regime, lo fa naturalmente con energia e con la parte anche positiva, no? Quello dei rapporti umani, lo vedete quello tra il presidente Rocco Commisso e la sua Fiorentina costruita dal club, Fiorentina che si trova in due finali quest'anno in un'unica competizione, la Coppa Italia e la Conference. Elena. Angelo, si ero lontana da te, non so bene che cosa hai detto a tutti i nostri tifosi, però è stato veramente bello vedere questo... colpa del calore dei nostri tifosi, colpa del calore dei nostri tra tifosi. Musica e il tifo... che non sentiamo esattamente, però immagino tu stessi parlando di questa finale di stagione a dir poco scoppiettante, due sono le finali, tanto l'entusiasmo, entusiasmo che è tornato grazie a questo fantastico gruppo, grazie a tutti i tifosi. C'è anche il sindaco Nardella insieme al presidente della Fiorentina, anche lui va a salutare naturalmente i giocatori viola, abbiamo anche un drone che sta volando proprio sulla squadra, quindi confezioneremo come sempre anche poi un contenuto on demand che troverete sul nostro sito ufficiale. Dodò prova ad arrivarci, ma è bello alto questo drone, quindi è abbastanza difficile da raggiungere. Dicevamo, confezioneremo naturalmente anche un contenuto video con... sì, mi sposto prof! Tutto live naturalmente, il bello della diretta con giustamente il prof che ci chiede leggermente di spostarci perché qui ci farà esattamente il riscaldamento. Seguiamo i ragazzi, Elena, per naturalmente far vivere quello che è il momento e il cuore, no? Poi dei tifosi viola che danno la loro energia in vista della partita di Coppa Italia. È un allenamento a porta aperta proprio non tanto per festeggiare ma soprattutto per dare quell'energia giusta ai ragazzi, e direi che la Fiorentina se lo merita perché davanti insomma ha due sfide belle importanti e come sempre il tifo viola vuole dare il proprio supporto. Sì, direi che questa iniziativa da parte della società è stata davvero bellissima perché in un momento così importante è importante sia ai ragazzi far sentire quanto il tifo di Firenze è vicino, quanto è il calore, quanto veramente è l'abbraccio di Firenze rivolto a questa squadra e anche viceversa far sentire tutti i tifosi vicini alla propria squadra. E in un momento come questo, nel penultimo allenamento in vista della finale contro l'Inter, è un'iniziativa pazzesca. Ma sicuramente, perché poi insomma la Fiorentina, e lo sentite, anzi... Mi zittisco un attimo perché ha molto più senso far sentire quel che è il momento live. E quindi squadra Elena che si sposta sull'altra parte del campo dopo il saluto caloroso dei tifosi viola che continuano naturalmente a cantare sugli spalti, una maratona quasi piena, oltre 6.000 le presenze dei tifosi a sostegno della Fiorentina, inizia la fase di riscaldamento, quindi ci spostiamo leggermente in questa parte del campo per darvi modo anche di seguire da vicino naturalmente una Fiorentina che poi naturalmente poi lavorerà, no? Anche in maniera molto seria perché adesso l'impegno si fa veramente serio, c'è la finale di Coppa Italia, ci sarà una situazione su un allenamento diciamo dedicato naturalmente anche alla parte tattica, soluzioni su palle inattive e anche poi una partitella anche per dar modo insomma poi ai tifosi presenti di godersi anche il momento. A proposito di tifosi Angelo, tu eri lì presente al ritorno all'aeroporto, io vorrei sapere quello che è stato il momento proprio dell'arrivo perché tantissimi erano i tifosi presenti e hai respirato quell'aria.
Guarda, ti ringrazio innanzitutto per la domanda, perché solitamente durante le nostre dirette siamo sempre molto no, tecnici, rimaniamo sulla partita, diamo informazioni, curiosità. Forse è il giorno adatto anche per in realtà parlare un po' più no, di quel che è poi il tifo della Fiorentina e le emozioni vissute soprattutto dalla squadra, ma anche appunto dai tifosi viola. E ti devo dire che è stato veramente un momento particolare, bellissimo, ma partirei proprio dal momento Basilea in cui tutta la squadra praticamente dopo il gol di Barak va nel settorino ospiti, dove erano oltre 2000 tifosi della Fiorentina a sostegno in Svizzera, e poi anche il finale, no? Col triplice fischio e la Fiorentina che si è guadagnata poi durante tutta la stagione la finale e va a godersi il momento proprio con i suoi tifosi nel settorino ospiti, e quindi è stato sicuramente emozionante, direi, per i tifosi, per la squadra, ma ho visto anche un Rocco Commisso molto emozionato, e diciamo la Fiorentina non ha, cioè, si merita tutto questo e lo pensano un po' tutti, penso. Guarda, ti devo dire, io ero dagli studi a seguire la partita e l'ansia era infinita, addirittura in studio non oso immaginare quanta fosse quella presente lì allo stadio. Ma a proposito di tifosi, oggi direi che è il momento anche per dare ancora più vita alle loro voci, quindi direi di leggere un po' di commenti che sono bravissime, tantissimi. Mi sembra un'ottima idea. Angelo, non hai idea di quante persone ci stiano seguendo oggi live, quindi iniziamo leggendo i commenti. Ovviamente tantissimi forza ragazzi, tanti let's go, ancora un sacco di cuori viola, ci scrivono ancora forza Amrabat, poi ci parlano di Cabral, un abbraccio addirittura da Rio de Janeiro, forza viola. E comunque sia, potete veramente domandarci, scrivere quello che volete e noi siamo qua a leggervi tutti quanti nel mentre sta continuando il riscaldamento della Fiorentina e ovviamente questi cori incredibili con tanto di fumogeni. È quel che fa bene poi ai ragazzi, ma questo lo sanno tutti, no? Vivere la città, vivere il tifo, capire cos'è l'appartenenza, quando ci sono questi particolari, e la Fiorentina ci ha costruito su questo il presente, ma soprattutto anche il futuro, in vista anche delle prossime partite, sicuramente le situazioni sono positive quando ci sono questi dettagli, proprio queste particolarità. Veramente tanti. Risposto ancora, perché cerco naturalmente di darvi anche più immagini live possibile con i cori in sottofondo appunto della Fiesole, che in questo momento si è trasferita in maratona insieme a tutti i tifosi viola. Mandragora mio capitano, comunque bellissimo con quel capello Rolli, ci scrivono, non ho fatto caso esattamente a che capello si sia fatto. Ancora forza viola, forza ragazzi con il cuore, belli come il sole, tantissime addirittura le pagine di sostegno della Fiorentina che ci stanno scrivendo tantissimi. Io visiono spesso tutti i social, quelli che sono i post di incoraggiamento rivolti verso la squadra, davvero una città che si stringe attorno a questa squadra che ha voglia di dar sostegno. Io resto su questa inquadratura perché è molto bella, abbiamo sullo sfondo viola appunto i tifosi della Fiorentina e i ragazzi che si riscaldano, una Fiorentina che entriamo anche un po', no, nei dettagli e nella partita affronterà un Inter che conosciamo bene tutti, insomma una squadra sicuramente di grandissime qualità, un Inter che al tempo stesso si è guadagnata una finale di Champions, si giocherà appunto contro il City, l'ultima partita di Champions di quest'anno, e un Inter che questa giornata ha perso 3-1 a Napoli, quindi insomma arriverà bella vogliosa di fare risultato a Roma. Sì Angelo, quasi superfluo parlare della forza dell'Inter, perché una squadra che raggiunge la finale di Champions non si può raccontare assolutamente nient'altro. C'è da dire che però durante questo campionato sono state molte le gare perse, perché Inzaghi ha perso esattamente 12 gare. C'è da dire oltretutto che questa è una finale, è una gara secca e fa completamente storia a sé, quindi pure noi abbiamo ovviamente le nostre carte da giocare, è una partita da vivere. E sentite ancora i tifosi presenti, forza ragazzi per la Fiorentina, appunto per dare la carica ai viola per questa finale di Coppa Italia, una Fiorentina che ha ancora tanti impegni, poi ci sarà sabato alle 18 in casa la Roma, quindi la partita di campionato, e dopo si preparerà naturalmente la sfida contro il Sassuolo in trasferta, dove dobbiamo ancora sapere la data, e chiaramente la finale di Conference che si giocherà a Praga contro il West Ham il 7 di giugno. Questo commento, hai altre domande da parte dei tifosi? Questo commento te lo devo assolutamente leggere, ci scrivono
sono Dodò che mentre si riscalda guarda i tifosi non ha prezzo. Questo è quello che dicevamo appunto, no? Appartenenza e rapporti, essere un'unica cosa, ma l'abbiamo visto anche in quel momento in cui purtroppo quel tifoso si è sentito male nel settorino ospiti. Naturalmente lo salutiamo e speriamo in una pronta guarigione. Anche in quella circostanza proprio Lorenzo Venuti si è accorto della situazione insieme a tutto il gruppo della Fiorentina, poi ha dato praticamente una mano per soccorrere il ragazzo che era là per tifare la squadra della sua città, la squadra di Firenze, e anche in questo insomma per fortuna poi naturalmente è andata bene. È una storia sicuramente che racconta quel che è poi questa Fiorentina. Non si arriva in finale per caso, evidentemente ci sono dei motivi, in due finali poi in una stagione. Esatto, non si arriva assolutamente in finale per caso, hai detto benissimo Angelo, ma la forza di questo gruppo si è vista in questa stagione per andare avanti come si è fatto su tre competizioni, raggiungendo due finali. Non è semplice caso, non è semplice fortuna, ma ci vuole qualità, ci vuole preparazione, ci vuole gruppo. Italiano ha svolto un lavoro a dir poco perfetto. C'è anche nei commenti chi ci scrive: è bello sentirvi parlare, ma fateci ascoltare un po' i tifosi. Io vado ad inquadrare anche il presidente Rocco Commisso, che è a dialogo con il sindaco Dario Nardella, un presidente che la sua famiglia, insomma, anche insieme a Catherine e tutta la famiglia naturalmente, Commisso ha investito molto nella Fiorentina, lo ha fatto con le energie, l'impegno, ma l'ho fatto poi anche con i fatti, perché insomma il Viola Park a breve diventerà una realtà, lo è già una realtà, e questo insomma intanto è ciò che ha fatto il presidente. Starà sicuramente parlando della sua Fiorentina e della voglia e l'energia che ha di dare, no? Io mi sposto ancora sotto ai tifosi della Fiorentina per la fase di Torello, e scusami se ti ho interrotto, ma almeno abbiamo dato anche questa immagine insomma da bordo campo. C'è stata un'immagine bellissima alle nostre spalle, Baracca che è andato a salutare un gruppo di bambini numerosissimi mentre beveva, e intanto parte della squadra sta svolgendo il torello sotto i nostri tifosi e partono anche cori molto forti. Iniziamo diciamo a entrare in clima partita e noi ci fermiamo qui, ma poi il condizionare naturalmente anche l'avversario poi fa chiaramente parte delle partite, e questo lo si fa soprattutto in campo. E poi c'è anche sugli spalti il dodicesimo uomo, che poi la Fiorentina conosce molto bene, Vincenzo Italiano ne parla spesso, lui dice di essere il tredicesimo perché proprio accanto a lui c'è un dodicesimo che sono appunto i tifosi della Fiorentina. Sì Angelo, come dicevo a inizio diretta, questo è un clima davvero da partita piuttosto che da allenamento. A 62 anni, quando nel 61 si raggiunse la finale di Coppa delle Coppe, nonché una delle prime edizioni, quindi ancora non si sapeva bene come funzionassero squadre estere, non si conoscevano, non c'erano i video che ci sono adesso, e nello stesso anno addirittura la finale di Coppa Italia, oltretutto due competizioni vinte, quindi è ovvio che a Firenze si respiri quest'aria, questa voglia di vivere queste due partite importantissime. Andiamo anche con gli ufficiali di gara a questo punto del match. L'arbitro sarà Irrati Massimiliano della sezione di Pistoia, assistente Ciro Carbone e Alessandro Cicero, quarto uomo Fabbri, al VAR ci saranno Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo, Valerio Marini sarà l'aiuto VAR della sezione di Roma, insieme a Ranghetti Sergio della sezione di Chiari, ma facciamo sentire anche un po' quel che è il tifo viola. Torniamo quindi a raccontarvi un po' l'allenamento, siamo in piena fase Torello dopo un leggero riscaldamento da parte della Fiorentina sotto agli oltre 6.000, 7.000 quasi tifosi della Fiorentina presenti in maratona, e non solo, anche in tribuna alle nostre spalle ci sono tantissimi tifosi a seguire da vicino la squadra viola. Elena, io approfitto del momento, sempre lo facciamo spesso prima delle gare, anche per parlare un po' di tutto il pianeta Fiorentina, perché si registra una bella partita della femminile che ha vinto 4-2 in casa contro la Juventus, e anche proprio la primavera qua continua a fare il risultato perché è seconda in classifica dopo la vittoria di oggi contro la Sampdoria per 2-1. Ebbene sì, la primavera ha vinto oggi 2-1 contro la Sampdoria, doppietta di Berti, una partita importante, questi tre punti ci portano al secondo posto, ed è importante proprio perché settimana prossima ci sarà l'ultima gara contro la Juventus in casa e poi avranno inizio i playoff.
vi do anche l'orario esatto, perché sono usciti anticipi e posticipi: sabato 27 maggio alle 13 al Torino di Sesto, la gara appunto contro la Juventus, che è sesta in classifica, Fiorentina che è seconda a pari punti col Toro a 60 punti, in cima c'è il Lecce che però ha una gara in meno a tre distanze. Vediamo anche quello che farà il Lecce nella sua 33esima giornata, e poi chissà, si può sempre sognare, insomma, no? Ebbene sì, anche loro insomma sono arrivati in fondo, al fondo, di, al finale di questa stagione, con la vittoria di una coppa, la finale dell'altra coppa. Coppa Italia, ricordiamo, essere arrivati in semifinale, mentre Supercoppa vinta, arrivati anche ai playoff per concretizzare poi questo campionato e vedere chi sarà effettivamente la squadra vincitrice. Quindi aquilani, ottimo lavoro, ma ricordiamo sempre che principalmente il lavoro della Fiorentina è quello di formare i giovani per poter arrivare pronti a giocare in una prima squadra. Ragazzi che invece, come dicevi giustamente tu, hanno giocato ieri qua al Franchi contro la Juventus, vincendo per 4-2. Ultima partita della stagione, quindi direi anche per loro grande stagione conclusa positivamente. Cara Elena, la Fiorentina giocherà la sua 11ª finale di Coppa Italia, la sua ultima risale alla stagione 2013-2014, dove ahimè fu sconfitta per 3-1 contro il Napoli. Ricordiamo tutti che fu una partita veramente strana per quello che successe fuori dallo stadio olimpico, e purtroppo fu condizionato probabilmente anche il risultato e tutta la gara di per sé. I viola potrebbero sollevare il trofeo, e tocchiamo naturalmente ferro, per la prima volta dall'edizione 2000-2001, all'andata 1-0 e 1-1 al ritorno, nella doppia sfida contro il Parma. E io ti dico che ero a Parma per quella partita all'andata, e ero anche al Franca, così. Sempre presente, Angelo, non se ne perde assolutamente una. Purtroppo anche a Roma all'Olimpico, quando abbiamo perso quella gara strana, però insomma adesso siamo nel 2023 e quindi naturalmente citiamo la Fiorentina di adesso, che sta facendo ottime cose, a partire dalla bellissima prestazione di Basilea, dove viola insomma con cuore e non solo, perché giocare 130 minuti e vincere al 130esimo è stato qualcosa di stupendo per i ragazzi, per la proprietà e anche per i tifosi presenti là in oltre 2000 in Svizzera. Sì, e a proposito di tifosi, io torno a leggere un po' di messaggi. Elena ci scrive: mercoledì sarò allo stadio per sostenerla sempre. Poi ci scrive un Vincenzo, ci scrive: ragazzi, quando ero piccolo io e Vincenzo, italiano invece, giocavamo insieme. No, ma chi è? Non lo so. Vincenzo Vella 09? Sì, ci scrive in questo modo. Beh, lo diremo appena avremo occasione, lo diremo al mister, naturalmente. Ci scrivono ancora: fateci sognare, grandi, tantissimi cuori viola, forza viola sempre. Citiamo anche i nomi, così Negmina ci scrive, sì. Negmina 33, forza viola sempre. Ramos Fiore, direttamente da William Miro. Sì, Ettore Viero 10 ci scrive: a che ora inizia la partita? Penso che si faccia riferimento appunto alla partita di mercoledì. Penso sì, l'allenamento è chiaramente in corso, perché mercoledì sarà alle 21 e naturalmente oltre 20-23 mila biglietti già venduti per i tifosi della Fiorentina, uno stadio praticamente che sarà viola. E non solo, ma sicuramente la Fiorentina va i suoi supporti, i numeri sono belli importanti. Volpe 69 Rossa ci scrive: orgogliosi di voi sempre. Milenkovic, io ti faccio leggere, perché così in sottofondo sentiamo esatto. Quel che è il tifo viola. Silvia Bubuccianti ci scrive: quanto avrei voluto esserci. E noi lo salutiamo il sindaco Puccianti, perché comunque, anche seguendo la diretta, in un modo o un altro è qui presente all'allenamento, e chissà, magari poi lo vedremo direttamente allo stadio olimpico. Ma naturalmente Confez, per chi non potrà essere presente, giustamente poi il tifo in questo momento sta chiedendo 11 leoni per mercoledì, per chi non potrà essere presente, noi come sempre impacchetteremo una storia della giornata sul sito ufficiale acffiorentina.com e sui nostri social network: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, siamo veramente ovunque, ma YouTube è una Fiorentina presentissima. Esattamente, in modo tale che chi non è potuto essere... Spostiamoci là, perché c'è, scusami, un momento con i bimbi, il momento è molto che tenero. Ti dicevo prima, esatto. Angelo, corri. Corro. Mentre Angelo corre verso i bambini, io parlavo proprio di questo meraviglioso momento prima, ovvero Barak, che adesso pure li sta salutando. Prima è andato a salutarli i bambini, ovviamente impazziti come i tifosi qua, che
cantano Fiorentina, Fiorentina, noi impazziamo. E tutti praticamente i bimbi hanno ricevuto il loro saluto, Elena, anche dal presidente e commisso, e adesso vanno a sedersi nella panchina della Fiorentina. Guardate i bellini che possono assistere da una posizione privilegiata, e chi come loro, per quale motivo non se lo meritano, se lo meritano assolutamente. Quindi sono anche insieme al direttore generale Gio Barone, che sta quanti salutando i ragazzi, futuri campioni qua presenti. Direttore Gio Barone, che è follemente innamorato dei bambini, ciao! Follemente innamorato dei bambini sempre, tutte le volte ci ripete quanto sia bello seguire anche le squadre giovanili. Ricordiamo Fiorentina che ama il settore giovanile e che la costruzione del Viola Park è venuta non solo per la prima squadra ma per tutto il mondo viola, passando per le ragazze fino ai più piccoli. Io direi che possiamo andare con rammarico in realtà, perché ovviamente resteremo in diretta tutto il tempo, ma è chiaramente anche il momento di lasciare i ragazzi lavorare senza stare ad impallarli naturalmente in campo. Possiamo comunque ricordarvi anche quello che è il programma poi della giornata di Coppa Italia, perché come sempre noi vi faremo compagnia, ribadisco, per coloro che non saranno presenti all'Olimpico a Roma. Noi comunque tra dirette Instagram e dirette sul nostro sito ufficiale vi faremo come sempre compagnia, raccontandovi proprio tutta la giornata della Fiorentina a partire da domani, perché poi il programma prevede domani la rifinitura proprio alle 10 del mattino, e alle 18.45 presso la sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma parlerà il mister italiano insieme ad un tesserato. È il momento della foto col presidente Rocco Commisso, arriva il nostro Claudio Giovannini per immortalare il presidente, e allora ci avviciniamo anche noi, perché è un momento chiaramente di quelli che ci piace non da poco seguire con, questi. Appunto, eccoci qua, siamo live su Instagram. Io faccio sentire anche le loro voci. Certo. Eccoci, è arrivato anche Jaden. Aspetta, grazie. Ditemelo qua. Ditemelo tutti qua. Avviciniamoci anche con i microfoni. Forza Viola! Forza Viola! 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 E insomma. Ragazzi! Forza Viola! Dai. Forza Viola! Dai, dimmelo! Forza Juventus! Si scherza giustamente anche alla giovane età dei bimbi, che peraltro indossano la maglietta della Fiorentina, quindi sono sicuramente supporters viola, ma loro possono dire tutto quello che vogliono ai microfoni, non solo, perché sono bambini. Elena, io a questo punto andrei in chiusura dopo questo bellissimo momento con i tifosi. Volevi dire qualcosa? No, assolutamente niente, mi sto concentrando su questo tifo pazzesco, mi sono veramente incantata nel guardarli. Vogliamo, se no ci riavviciniamo un po' per restare ancora qualche istante sul campo, in attesa anche della fine del torello, anche per dar spazio poi insomma ai tifosi che si meritano poi anche questo momento, soprattutto coloro che si sono anche mossi a Basilea, dove hanno sofferto per 130 minuti proprio fisicamente, ma anche chi era distante sicuramente ha sofferto con la propria Fiorentina e in qualche maniera ha dato il suo supporto anche seguendo la Fiorentina da chilometri di distanza. Sono iniziati tantissimi bellissimi commenti, diciamo un po' di commenti riguardo ai bambini, ci scrivono amori grandi, i nostri piccolini e ancora bellini, insomma tantissimi complimenti riferiti a loro e soprattutto a Rocco, che era lì in mezzo a loro, e ci scrivono ancora Rocco unico, Rocco Gaza, quindi innamorati dei bambini come innamorati di Rocco. Va bene, allora noi diciamo che andiamo ai saluti, mister, è arrivato il fischio del tecnico appunto della Fiorentina, i ragazzi vanno ad abbeverarsi e quindi si entra insomma nella parte di allenamento più tosta, quella dedicata alle soluzioni su palla inattiva, come dicevamo anche in apertura, e naturalmente anche la parte quella tattica, con un occhio all'importante sfida contro l'Inter, la finale di Coppa Italia che la Fiorentina si è conquistata con sudore e che naturalmente vuole giocarsi, vuole farlo giocandosi tutte le sue carte. Mi fermo qua a bordo campo così possiamo salutare i nostri tifosi. Elena, eccoci qua. Eccoci qua.
Noi, che dire, vi ringraziamo ovviamente tutti quanti per averci seguiti, numerosissimi oggi, continuano i commenti, ma noi adesso vi dobbiamo salutare. Grazie a tutti, ultimi commenti da leggere. Sono un super tifoso di Cabral, Marco tanti cuori viola, non chiudete la diretta, Monica tanto riniziamo a breve sulle nostre piattaforme, seguiteci sempre perché siamo da tutte le parti, forza viola da Silvia, forza viola anche da Tommaso, e allora un abbraccio grande con questo spettacolo alle nostre spalle. Ciao a tutti, grazie. A tutti.